We speak in Italian, but first of all, thank you so much, Professor Campo van den Boogaard, for your introduction. I think it's a great honor to be Prime Minister in Italy, to be in the past Mayor of Florence, but I think also your role in this university in which we can touch the history, it's a great privilege and a great honor. So thank you so much for your invitation, thank you so much for your welcome. Dr. Schnittiger, I think your job in this moment is particularly important. Responsible of Commission in Germany, it's a great honor, but there is also a great responsibility, because today, you know, the role of Germany is absolutely crucial role around the world, but particularly in the construction of an idea of Europe focused on the change, and I think this is our mission, our commitment. Dear Dr. Schwartz, I remember at the end in Back to the Future, I remember very well. You remember there is a sequel in the movie, so I need to worry, because if in this moment, I don't know if in those days we will be a happy end for this movie. I need to worry, because we risk a sequel, Back to the Future 2, 3, 4, as a telenovela. This is a problem. We will discuss. And finally, last but not the least, thank you so much, Professor Pernice, for your invitation, for your job, for your speech, for your moral and academic leadership. I think it's absolutely important in this moment for politician people know the crucial role of a professor, of academic institutions. I think the future of Europe is exactly in the heart of universities and academic institutions. So for this reason, thank you so much. Vorrei innanzitutto ringraziare per l'opportunità di prendere la parola qui, in questo luogo così prestigioso. Vorrei quasi inchinarmi davanti alla storia di questa università. Fa impressione vedere la galleria dei laureati, e lo dico in particolar modo alle studentesse e agli studenti che hanno la fortuna, la possibilità di studiare in queste aule. Vorrei rendere omaggio alla delicata potenza del sapere e dire a tutti e a ciascuno che ci sono dei luoghi fisici che sono capaci di parlare, che evocano un significato che va al di là delle mura. Con una parola greca, e ne avvertiamo un particolare bisogno in queste ore, definiamo questi luoghi simboli. L'etimologia ci riporta al sim più ballo. Nel loro senso etimologico tengono insieme. Questa vostra prestigiosa università è un simbolo. Vi tiene insieme, ci tiene insieme. Ma se ci pensate, Berlino è un simbolo. È un simbolo che ci tiene insieme, pur di tenerci insieme. 25 anni fa avete abbattuto il muro. Io avevo 14 anni quando quel muro fu abbattuto, quando quel momento fu vissuto dalla mia famiglia. Ricordo la tensione che si avverte, quasi palpabile, in uno di quegli attimi in cui la storia fa gli straordinari, il senso di un miracolo che diventa presente. Oggi, 14 anni, ce li ha mio figlio. E vi confesso che mi stringe il cuore pensare che lui e i suoi coetanei possano assistere al fenomeno opposto. Non più un muro che crolla, ma un muro che viene costruito tra Ungheria e Serbia. Anche perché un muro nasce per difenderti, ma finisce per intrappolarti. E voi ne sapete qualcosa qui a Berlino.
Abbiamo molto bisogno di crescere insieme. Abbiamo molto bisogno di tenerci insieme. Per questo, quando la cancelliera Angela Merkel mi ha chiesto di incontrarci in Italia per preparare il G7 a guida tedesca, ho scelto di ospitarla a Firenze, nella mia città. L'ho fatto perché prima di affrontare i dossier numerosi e delicati di quel vertice, ho pensato che fosse giusto proporle di ammirare Palazzo Vecchio, di visitare gli Uffizi, di camminare insieme nel corridoio Vasariano. E abbiamo chiuso la conferenza stampa finale davanti ai giornalisti sotto i piedi del David di Michelangelo. Non l'ho fatto per galateo istituzionale, per un atto di cortesia, ma perché credo che i luoghi siano simboli che aiutano. Vi si trova la forza per non aver paura del passato, ma ne abbiamo bisogno anche per avere la forza per non temere il nostro futuro. E il cuore dell'Europa oggi è in luoghi come questo, nelle università. Amici studenti, non affannatevi a cercare il cuore dell'Europa nei palazzi di Bruxelles. Non affannatevi a cercarlo nelle cancellerie europee. Non affannatevi a cercarlo neanche nelle sedi dei partiti, che sono purtroppo troppo spesso nazionali. Oggi i partiti europei sono simulacri vuoti, purtroppo. Il cuore dell'Europa oggi è là dove si sperimenta, si fa ricerca, si valorizza il sapere e il capitale umano. Qui sta l'identità profonda dell'Europa. E senza identità non c'è coraggio. E senza identità vince la paura. La paura è un sentimento molto umano, è molto diffuso, soprattutto in questo periodo. Si trasmette veloce come un virus e viene amplificata in particolar modo dall'utilizzo dei social media, che sono straordinari acceleratori di sentimenti. Ma ha un grande limite, la paura. Si può combattere facilmente iniettando robuste dosi di coraggio, ma senza la capacità di credere in se stessi, senza la voglia di difendere la propria identità, non c'è coraggio. E allora, se è vero che la parola che manca all'Europa impaurita e impigrita di oggi è coraggio, è vero che nessuno potrà pronunciarla ad alta voce senza riflettere sul senso di cosa sia oggi l'identità europea. Vi confesso, gentili professori, care studentesse, cari studenti, che il concetto di identità in Italia è stato troppo a lungo tabù per larga parte della classe dirigente. Si è preferito estirpare dal vocabolario democratico questa parola, questo termine. Suonava troppo di destra, troppo nazionalista, persino per alcuni similfascista, almeno nel racconto di una parte del pensiero culturale italiano. Nella cosiddetta Seconda Repubblica, quella che è nata con gli anni 90 in Italia, solo qualche piccola forza secessionista ha brandito la bandiera dell'identità. E non è un caso che nessuno usi questa parola identità nei luoghi più amati dal ceto politico. E questi luoghi non sono le aule del Parlamento oggi, sono i talk show, sono gli studi televisivi. Il grande pollaio senz'anima, che ormai il circuito dei talk show politici ha preso il posto delle fiction, pieni di colpi di scena dove alla fine però non succede mai niente. I protagonisti sono maschere teatrali di terzo ordine e gli spot pubblicitari sono diventati la parte più credibile dell'intera trasmissione. Logico dunque che non ci sia spazio per una riflessione sull'identità. Eppure questo è il concetto di cui l'Europa ha bisogno. È un concetto difficile e nella semplificazione dello scontro viene definito come il contrario, l'opposto, l'antitesi della parola integrazione. Identità contro integrazione. Non è così. Il concetto di identità in Europa non è il contrario di integrazione.
Il concetto di identità è il presupposto dell'integrazione. Il vero contrario di integrazione non è identità. Il vero contrario di integrazione è disintegrazione. Come fare a riscoprire la nostra identità oggi come cittadini europei in un mondo che corre più veloce del previsto? Questa è la grande questione dell'Unione Europea. Questo dovrebbe essere il tema che ci impegna durante i consigli europei e nelle occasioni di incontro con l'università, non le piccole pratiche burocratiche di ogni giorno. Il nostro tempo vive una stagione fantastica. Cambiamenti radicali, improvvisi, accelerazioni, ripartenze. Tutto ciò è bellissimo. Dopo la caduta del muro, qualcuno si era azzardato a dire che era finita la storia. Una ricostruzione che è quanto mai sbagliata. Dall'infinitamente piccolo, l'atomo, all'infinitamente grande, lo spazio senza fine, la ricerca fa passi avanti ogni giorno che fanno venire i brividi. Ed è bellissimo. La bioetica è sempre più stimolata a dare risposte al progresso scientifico, che appare vertiginoso. Pensate soltanto all'inizio della vita e alla fine della vita. Quali grandi misteri spalanca per il cuore dell'uomo. Il flusso di un'informazione che ha oggi un adolescente sul proprio smartphone è superiore alle informazioni che il leader nella war room della Casa Bianca aveva 25 anni fa. E mentre qualcuno fuori tempo rispetto alla storia prova a tracciare anche in Europa arcaici scenari da guerra fredda 2.0 al confine orientale del nostro continente, ancora non siamo attrezzati a sufficienza per riflettere sui big data o sulla cyber security. Il Mediterraneo riesce nell'impresa di bruciare e affogare allo stesso tempo, sfidando le leggi della fisica che vorrebbero acqua e fuoco incompatibili, ma sfidando soprattutto l'indifferenza di una comunità politica europea che si affaccia sul Nord Africa facendo finta di non riconoscerne drammi e potenzialità. Gli Stati Uniti tornano alle relazioni diplomatiche con Cuba, provano l'accordo con l'Iran, stringono accordi commerciali con l'Oriente, partendo dalla Cina. L'Europa manda le sonde su Marte con un successo che ci rende orgogliosi, ma fatica a entrare nelle banlieue, nelle periferie delle città, lontana dalle priorità e dal cuore delle paure della propria gente. Abbiamo il terrore dei terroristi, il nome lo dice. Abbiamo il timore che ci entrino in casa. Ma il boia che decapita in favore di telecamera a nome dell'ISIS e dei suoi associati del franchising del terrore è un cittadino inglese, cresciuto in Inghilterra. Quando scattano gli attentati come quello di Parigi a Charlie Hebdo, una parte dell'intelligenza, o presunta tale, scatta in piedi chiedendo di abolire Schengen. E ti verrebbe voglia di chiedere, perché abolire Schengen? Sono tuoi connazionali, non sono stranieri. Sono cresciuti nelle scuole francesi, hanno giocato nelle squadre di calcio giovanili francesi, si sono innamorati di ragazze francesi, hanno trascorso del tempo persino nelle carceri francesi. Chiudere Schengen non serve a evitare che entrino. Al massimo, per quanto possa suonare paradossale e ridicolo, può impedire che escano. Riscoprire l'identità europea è dunque il compito della nuova generazione di leader politici del nostro tempo. Non possiamo minimamente paragonarci ai giganti del passato. La generazione dei nonni, dei nostri nonni, era quella di Adenauer e De Gasperi. La generazione dei nostri padri era quella di Mitterrand e Helmut Kohl. Noi siamo la generazione dei figli e sappiamo di essere molto, molto, molto distanti da quelle figure. Ma il nostro compito non è soltanto quello di ricevere un'eredità, è quello di meritarla.
e costruire questa eredità e ricostruirla ogni giorno. Noi figli abbiamo il compito di caricarci la nostra storia sulle spalle e di non avere paura del domani. Noi figli sappiamo che Roma è nata così. È nata da un figlio, Enea, che si carica sulle spalle il vecchio padre malato e malandato, Anchise, e non lo fa per un gesto di pietas, non lo fa per un gesto di carità, lo fa perché in quel gesto si compie il senso più autentico della sua missione: dare un orizzonte alla sua storia, ritornare al futuro. La nuova generazione dunque ha questo compito: tornare al futuro, non lasciarsi tentare da polemiche di basso livello, restituire all'Europa una visione, una strategia, un respiro. Per farlo occorre abbracciare la politica senza incertezze. Non è facile farlo nella stagione del populismo. Non è facile farlo oggi, ma la mia opinione è che l'Europa abbia grande bisogno della politica. Magari l'Europa di oggi detesta i politici o gli attuali politici, ma ha molto bisogno di politici nuovi, di politica nuova. Anche in quei fenomeni che sono correttamente definibili come antipolitica emerge una passione per la cosa pubblica e, lasciatevelo dire, da chi ha vissuto stagioni altalenanti, la grande domanda di politica viene in modo molto forte da quei paesi che hanno sperimentato cure tecniche o tecnocratiche. Però il compito della politica è tenere insieme ideale e concreto. Non c'è politica senza ideale. Un ragazzo non si avvicinerà mai alla cosa pubblica perché legge il bilancio di un comune o le norme urbanistiche della propria città, ma perché sente il cuore battere più forte in presenza di ideali e persone che ti rendono più felice di appartenere all'umanità. Permettetemi di rendere qui omaggio a una delle esperienze tedesche che più di ogni altro ha segnato la mia formazione politica, nel mio piccolo, giovanissimo, l'esperienza della Rosa Bianca. Non prendetemi per matto se vi dico che mi colpisce molto il fatto che Sophie Scholl fosse nata il 9 maggio. Lo stesso giorno in cui festeggiamo la nascita dell'Europa. Si tratta ovviamente di una casualità, ma mi piace pensarlo come un altro dei simboli di cui abbiamo bisogno. L'Europa nasce insieme lo stesso giorno a chi lotta per un ideale, anche a costo del sacrificio supremo. Occorre però avere la capacità di gestire questa idealità, di renderla più vigorosa. Occorrono scuole di formazione a livello europeo, occorrono partiti strutturati e capaci di promuovere idee, non solo carriere personali dei singoli. Occorre una generazione che sia capace di non vivere il giorno dopo giorno, ma tenga insieme il tweet con l'orizzonte. E occorre anche la forza della concretezza. Voglio parlarvi di Europa perché sono impegnato nel mio paese. Non avrei credibilità per parlare di Europa se non vi raccontassi ciò che stiamo facendo in Italia, partendo da un dato di fatto. Oggi il partito che guido, il PD, è il partito che è stato più votato in Europa alle ultime elezioni europee. Il 40,8% delle ultime elezioni in Italia è un risultato che non è mai stato raggiunto nel nostro paese dal 1958. Ma la cosa che più mi colpisce non è il fatto del consenso italiano, è la certificazione che questo partito, con 11,2 milioni di voti, è il partito di maggioranza relativa nello scacchiere italiano. Scherzando con Angela Merkel dico sempre che lei si è fermata a 10,6 milioni. Ovviamente comprendete che è un primato al quale teniamo molto. Non serve a niente però se non investi questo risultato. Ecco perché abbiamo aperto 7 cantieri. Le riforme istituzionali, una nuova legge elettorale realizzata, la cancellazione del sistema tradizionale delle province che sono diventate oggi organi di secondo livello, 3.000 politici in meno più politica, la riforma costituzionale che chiamerà i cittadini il prossimo anno, nel 2016, a dire sì o no alla proposta del governo e della maggioranza. Secondo cantiere, il lavoro. Oggi in Italia, dopo il Jobs Act, il mercato del lavoro è più flessibile che in Germania. Sembrava impossibile soltanto un anno fa. Il costo del lavoro è stato abbassato con la legge di stabilità
e vogliamo copiare dal modello tedesco e austriaco l'alternanza scuola-lavoro che ha dato brillanti risultati laddove è stata sperimentata, come nel Sud Tirolo. Terzo cantiere, il capitale umano. Dai musei, aperti finalmente con bando internazionale a cittadini di tutto il mondo, al maggior numero di insegnanti immessi a partire dal prossimo anno nella scuola, al tentativo di portare finalmente la valutazione e merito nella carriera dei docenti. Quarto capitolo e cantiere, il fisco, con il tentativo di rendere più semplice, anche perché più difficile sarebbe complesso in Italia, il sistema tributario e con le prime riduzioni fiscali a partire dalle popolazioni che stanno peggio, i 10 milioni di persone che guadagnano meno di 1.500 euro al mese. Il quinto cantiere, la giustizia, con il processo telematico, il processo civile, leggi più dure sulla corruzione e la recente normativa per semplificare i crediti incagliati nelle banche. Il sesto cantiere, finalmente i diritti, è in discussione ed era l'ora, anche in Italia, una legge sul modello della civil partnership tedesca, la nuova normativa sul terzo settore e il principio fondamentale, a nostro giudizio, di una profonda riorganizzazione del sistema dell'associazionismo e del volontariato, su cui l'Italia ha una leadership europea di cui siamo fieri. Ho messo come ultimo cantiere il tema degli eventi, e che riguarda l'Expo in questo istante, ma che non è limitato all'Expo. È stato possibile farlo soltanto perché abbiamo modificato strutturalmente la normativa e abbiamo dato poteri straordinari all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla cui vertice abbiamo messo un giudice esperto di camorra e di mafia, per combattere contro la camorra e la mafia con la stessa intensità con cui vogliamo combattere la corruzione. Bene, questo è ciò che vogliamo fare in Italia e che stiamo facendo in Italia. Ma questo è anche l'unico strumento per il quale siamo credibili oggi a dire che l'Europa deve cambiare. I giovani che desiderano impegnarsi nel panorama politico europeo debbono smettere di passare il tempo a lamentarsi degli avvenimenti esterni. Non siamo gentlemen educati che si scambiano eleganti opinioni sul fatto che fuori ci sia il sole o piova davanti a una buona tazza di tè. La politica è sangue, è cambiamento, è passione, è energia. Questo comporta il bisogno profondo nel cuore di ciascuno di noi di trasformare la propria comunità e di farlo con un sentimento di allegria, di entusiasmo, di felicità. Parole che possono sembrare strane in bocca a un politico, ma senza le quali non c'è coinvolgimento. È lo spirito di chi, avrebbe detto un professore che è passato da queste aule e che ha segnato l'esperienza di tanti di noi, Dietrich Bonhoeffer, di chi non vuole lasciare il domani agli avversari, di chi rivendica l'ottimismo come volontà di futuro. Tuttavia, questo processo di cambiamento ha bisogno di essere molto concreto anche nei confronti dell'Unione Europea. Se uno dei padri fondatori dell'Europa avesse sentito l'ultima discussione del Consiglio Europeo giovedì notte, dove fino alle 3 alcuni paesi hanno inscenato il festival dell'egoismo in nome di un burocratismo senza anima, forse quei padri fondatori si sarebbero domandati se davvero ne valeva la pena. Io continuo a pensare di sì, che ne valesse la pena, ma dico che l'Europa deve cambiare passo. Non è pensabile, non è immaginabile che l'Europa non affronti la realtà nella quale siamo immersi partendo sì dal presupposto che ciascun leader deve fare le cose a casa propria, ma partendo anche dall'assunzione di responsabilità che come membri di una comunità e di questa istituzione abbiamo la necessità di affermare. Lasciatemi essere molto franco rispetto all'attualità. Ciò che sta avvenendo in queste ore in Grecia non è il paradigma della nuova Europa che abbiamo in mente. Lo dico con il massimo rispetto innanzitutto verso Atene, culla della democrazia, culla del pensiero europeo,
Noi siamo impegnati in un lavoro costante, minuto dopo minuto, perché si possa trovare un accordo soddisfacente sulla Grecia, per evitare un dramma e per evitare la dracma. Ma la vicenda greca, paradossalmente, ci allontana, non ci avvicina al vero punto di discussione. Perché dobbiamo essere molto chiari sul rispetto delle regole. Noi per primi che stiamo facendo le riforme rispettando tutte le regole europee. E lo diciamo in Germania, terra nella quale quando si sono fatte le riforme strutturali, negli anni 2000, con il governo Schröder, si decise di violare il famoso 3% dei parametri di Maastricht, con il consenso delle istituzioni europee, allora guidate dal governo, pensate un po', Berlusconi. Quello che è chiaro è che se le regole si rispettano dappertutto, si devono rispettare anche in Grecia. Non abbiamo tagliato le body pensioni in Italia per farle continuare a pagare ai greci. Non abbiamo fatto le riforme del lavoro in Italia per continuare con le stesse regole in Grecia. Non abbiamo alzato le tasse in Italia, o meglio, non le hanno alzate quelli prima di noi, noi le stiamo abbassando, ma quelli prima di noi si sono impegnati molto, per continuare a non farle pagare agli armatori greci. Condivido dunque totalmente e integralmente la necessità che il governo greco segua la strada maestra delle riforme strutturali e spero che il popolo greco, che molto ha sofferto per vari motivi, abbia chiaro il contenuto della domanda referendaria, se al referendum si arriverà. Non è un voto su chi è più simpatico tra il primo ministro di Atene e qualche leader di Bruxelles. Non è un referendum sulla simpatia tra due leader, è un referendum tra tornare alla dracma o restare nell'euro. Tutto qui. Ma messa da parte la vicenda greca, sperando in un sussulto di ragionevolezza e di buonsenso, lasciatemi dire qual è per me la vera questione, qual è il vero punto, qual è il vero elemento chiave. L'Europa ha due problemi che non riguardano la vicenda attuale greca, ma che sono urgenti e che meritano risposte immediate. Il primo, diciamolo con forza, una visione economica e solo economica del futuro dell'Europa non funziona. È destinata al fallimento. Chi riduce l'Europa all'euro distrugge anche l'Europa. L'ho detto in Consiglio europeo giovedì commentando il rapporto dei quattro presidenti, o quattro più uno, cinque presidenti. Stanno crescendo i presidenti in Europa. Dovremmo far crescere anche l'identità europea, che forse è più importante. Ma davvero noi pensiamo che l'intera costruzione europea possa essere basata soltanto sui mercati finanziari e sulla moneta? Ma davvero pensiamo che il massimo di condivisione politica possa essere la cosiddetta convergenza, parola che nel rapporto dei 4 più 1 presidenti ricorre 28 volte? Pensiamo che sia davvero questa la condivisione ideale per i nostri figli? Io credo di no. Secondo punto, quando anche qualcuno pensasse che potesse bastare la sola visione economica per l'Europa, dobbiamo avere il coraggio di ammettere, indipendentemente dalla vicenda greca, che questa visione economica, tutta incentrata sull'austerità e sulle ragioni di un bilancio di rigore, in questi anni non ha funzionato. Forse, e dico forse, ha funzionato per la Germania, ma non ha funzionato per l'Europa. Non è un problema dell'Italia. Vi ho detto che l'Italia deve fare le riforme a casa propria e sto impiegando tutto il mio capitale politico per convincere l'Italia e gli italiani a fare le riforme attese da 20 anni. Quindi io so che l'Italia deve fare la sua parte, ma la visione economica prospettata in questi 15 anni ha fatto fallire gli obiettivi di Lisbona.
Questo è il punto centrale. All'inizio del 2000 l'Europa voleva essere la terra più competitiva del mondo, più innovativa, più capace di scommettere sui brevetti, quella in grado di valorizzare il capitale umano, la parte del mondo più dinamica. Guardate le statistiche. Rischiamo di diventare, come Europa, il fanalino di coda, non la locomotiva. L'America e gli Stati Uniti hanno conosciuto 15 anni con una crisi straordinaria, ma anche con una ripartenza molto forte. L'Oriente estremo continua a galoppare, pur con qualche rallentamento. L'Africa ha potenzialità strepitose, che un paese come il nostro, ponte naturale dall'Europa, dovrebbe sfruttare di più. Perché l'Europa ha tradito il mandato di Lisbona e ha smesso di essere il punto di riferimento più avanzato per la crescita e l'innovazione? Io credo per molti motivi, ma innanzitutto perché la burocrazia dell'austerità ha costretto a tagliare in modo indiscriminato gli investimenti. E non conosco nel mondo del business, come nelle realtà pubbliche, nessuna azienda che sia capace di essere competitiva se smette di fare investimenti. Come può essere capace di futuro una realtà che taglia sul futuro? Mi piacerebbe approfondire entrambi i capitoli di questa riflessione, anche discutendo alcuni punti di merito su cui probabilmente non c'è consenso unanime e forse neppure maggioritario dentro l'Europa. La posizione italiana, per esempio, è quella di creare nel bilancio dell'Eurozona uno strumento, un bilancio più in generale che agisca come meccanismo di stabilizzazione, un fondo monetario europeo che derivi dall'attuale meccanismo di stabilità, un fondo europeo contro la disoccupazione temporanea. Probabilmente queste proposte, che non sono state accolte nel rapporto dei 4+1 presidenti, ancora non sono mature. Continueremo a farle, è un lungo percorso. Ma su questi punti si può discutere in futuro, procedendo senza forzature, senza strappi, con la gradualità tipica di Bruxelles. Ciò che non è sopportabile è l'assoluta mancanza di investimenti. E che la decrescita sia felice, come sostiene qualche sociologo, lo può pensare solo chi non ha mai sentito quanto fa male il PIL col segno meno davanti. Non sono statistiche, sono disoccupati, sono giovani senza prospettiva che magari vanno all'estero, sono cinquantenni che si sentono violati nella propria dignità. Non sono numeri, sono storie, persone, carne e ossa. In un paese come il mio, in cui nell'articolo numero 1, il primo articolo della Costituzione, si proclama solennemente che la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, assistere alle dissertazioni di qualche filosofo radical chic che dall'alto della propria rendita di posizione teorizza la decrescita è semplicemente insopportabile. Ma c'è una terza via tra la irresponsabilità e l'austerity. Questa terza via non sta sulla scheda del referendum greco, che perché il referendum greco è dracma contro euro. Questa terza via però deve stare nell'agenda politica europea, a partire dal prossimo Consiglio europeo, ma è fondamentale che stia nelle discussioni delle università. L'Europa, così come è stata pensata a livello economico in questi anni, ha fallito. Adesso è il momento di scrivere una pagina che abbia il coraggio della crescita e non soltanto il totem dell'austerity. Non potendo affrontare tutti e due i punti, mi limito all'ultimo e conclusivo. Faccio soltanto un passaggio sui temi dell'Europa politica, rimandando ad altra data, ad altro appuntamento, l'approfondimento dei temi economici e di come immaginiamo una diversa agenda per l'Europa dell'economia. Ma ci faremo sentire, statene certi.
Mi limito dunque al compito dell'Europa politica nel mondo. C'è chi pensa che l'Europa si possa definire soltanto in negativo. Come contraltare? È forte la tendenza di alcuni paesi dell'Est, nostri amici e partner, a considerarci soprattutto in chiave di contrapposizione permanente e di contraltare alla Russia. Temo che sia una valutazione miope. Vorrei essere molto chiaro. La Russia deve rispettare la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Punto. I principi del diritto internazionale sono inderogabili. Punto. La risposta della comunità atlantica è corretta. Punto. Detto questo, è mai possibile immaginare che si costruisca un'idea di Europa in chiave di contraltare alla Russia? No. È un falso storico. È un errore politico. È un crimine culturale. La Russia è il nostro vicino più grande e deve rispettare le regole in Ucraina, certo, ma deve anche tornare ad essere il nostro partner naturale nella battaglia contro il terrorismo. Questa mattina, a Milano, le forze dell'ordine italiane hanno fatto un'importante operazione antiterrorismo. Sono grato a quelle donne e a quegli uomini che hanno lavorato per mesi seguendo alcune tracce e sono felice del fatto che l'intelligence, anche per le cooperazioni e collaborazioni europee, continui a ottenere risultati pure in un quadro molto difficile, come quello che vediamo. Ma pensare di andare in una guerra contro il terrorismo e di lasciare fuori da questa grande coalizione un popolo come il popolo russo è un errore strategico. Ecco perché credo che sia un errore definire l'Europa come l'anti-Russia, perché significa conoscere poco la Russia. Ma significa anche conoscere poco l'Europa. L'Europa non è nata in negativo, è nata in positivo. Il Trattato di Roma del 57 non nasce contro qualcuno, nasce per qualcosa, nasce per la pace, nasce per un'idea, nasce per un ideale, non nasce contro qualcuno. E forse è il caso di dire che l'Europa 28 è stata fatta con un'accelerazione molto forte. Ovviamente non si può tornare indietro e non si deve tornare indietro. Ma l'Europa 28 o è troppo o è poco. Va allargata ancora l'Europa se la consideriamo a 28. Non possiamo tenere fuori l'Albania, dove un piccolo paese è composto per più della metà da popolazione di fede musulmana all'interno della quale ci sono alcuni estremismi molto pericolosi per l'Europa. Ed è il presidente Edi Rama il primo che ci chiede: portateci in Europa, non teneteci fuori. E l'Europa a 28 non può fare a meno della Serbia. Lo dico in questi giorni, tra 9 giorni, anche il premier serbo sarà a Srebrenica, con un gesto di cui sono personalmente e politicamente molto felice, perché a Srebrenica si è consumata la più grande disfatta dell'Europa 20 anni fa. A maggior ragione oggi il tema dell'allargamento alla Serbia non può essere impostato su base esclusivamente commerciale. Abbiamo i Balcani che rischiano di essere, as usual, una polveriera. Dall'altro lato c'è chi pensa che l'Europa debba rimanere soltanto una bella piattaforma economica, buona per la nostra business community, buona per i nostri manager. Un approccio logistico-finanziario molto incentrato sui numeri, molto incentrato sulle utilità economiche. Questo è l'approccio di chi pensa che le persone siano utenti. Io credo che le persone siano cittadine. E allora quella che serve è l'Europa che abbia un'anima, che renda più gentile il mondo, che sia culturalmente forte con i propri valori. Ecco perché l'altra sera ho costretto i colleghi alle 3 di notte a restare a discutere di immigrazione. Non perché l'Italia abbia bisogno di un aiuto sull'immigrazione,
ma perché l'Europa ha bisogno di affrontare la questione immigrazione se vuole essere un continente con l'anima. Alla fine tutta la discussione è su dei numeri che sono piccolissimi rispetto ai grandi fenomeni migratori. Stiamo parlando in totale di 40.000 persone su 2 anni. Un'inezia rispetto ai numeri che arrivano dal Mediterraneo, ma un'inezia rispetto ai numeri che girano tra il Texas, l'Arizona, un'inezia rispetto ai numeri della Tunisia, della Turchia, dei campi profughi che chi ha visto può capire cosa sono, di Erbil nel Kurdistan, dell'area del sud-est asiatico. È ridicola la discussione sui numeri vista dal Palazzo di Vetro o vista da una qualsiasi realtà istituzionale. Perché allora abbiamo insistito fino alle 3 per il principio che ci fosse condivisione? Perché l'Italia ha bisogno di risorse per questo? L'Italia ogni anno dà all'Europa 19 miliardi di euro e ne prende indietro 12. Pensate che sia davvero un problema per un grande paese che è la terza economia dell'euro, la seconda manifattura, avere qualche decina di milioni per gli immigrati? No, è il principio politico che andava affermato, e cioè che quel mare non è il cimitero, è la frontiera dell'Europa. Ecco perché ieri la Marina Militare Italiana ha iniziato il recupero dei cadaveri del tragico incidente dell'aprile scorso. Si seppelliscono i morti, ci hanno insegnato i nostri padri, i nostri nonni. Non si lasciano a 387 metri di profondità perché si pensa che almeno lontano dagli occhi uno possa far finta che non sia accaduto niente. Recupereremo tutti i cadaveri di quel tragico evento e daremo loro una sepoltura, come è giusto e degno che sia in un mondo civile. E se questo costerà dei soldi non mi preoccupa. Quello che mi preoccupa è un'Europa che non abbia l'anima e che pensa che queste questioni non riguardino il proprio futuro. E voglio dirlo, noi siamo sempre molto criticati per il nostro intervento nel Mediterraneo. Dobbiamo essere molto chiari, chi ha diritto all'asilo politico deve restare in Italia o in Europa. Chi non ha diritto deve essere rimandato indietro. Ma tutti, senza eccezione alcuni, devono essere salvati. E se questo vuol dire perdere un punto nei sondaggi, perdo volentieri un punto nei sondaggi, ma non rinuncio a secoli di civiltà che sento sulle mie spalle, come Enea con Anchise. Si salvano le persone che stanno morendo in mare. Non si fa finta di niente girandosi dall'altra parte. Poi quelli che non hanno diritto tornano a casa, ma tu li vai a salvare. È questo che ci hanno insegnato i nostri valori. Del resto, se ci pensate, e vado davvero alla conclusione, qual è stato il momento in cui è stato più forte in questo ultimo periodo il senso della identità europea? Probabilmente l'11 gennaio di quest'anno, Parigi, la marcia dei leader, no, la marcia di milioni di cittadini europei. Alcuni intonavano la Marsigliese, certo. Alcuni semplicemente stavano in silenzio, qualcuno aveva in mano un cartellone, qualcuno piangeva, ma erano tutti cittadini europei colpiti al cuore, anche perché i terroristi sapevano perfettamente che cosa colpire: un simbolo dell'Europa, la redazione di un giornale, la libertà di stampa, come hanno colpito un museo in Tunisia, perché è la cultura che va colpita, come è accaduto in un passato tragico qui fuori, dove si sono bruciati i libri, perché la cultura è il nemico più grande di chi vuole la dittatura e il terrore, perché l'università, la ricerca, è il nemico più grande di chi sogna un'idea di futuro diversa. E allora io credo che l'Europa di oggi debba essere innanzitutto politica, debba avere dei valori condivisi. Certo,
la banda larga ovunque, abolire il roaming per le telefonate, investire sull'innovazione digitale, essere in grado di favorire gli scambi tra studenti, essere nelle condizioni di guidare la leadership per un cambiamento climatico nella logica della sostenibilità, cosa che tenteremo di fare fin dalla conferenza di Parigi, cercare di essere un luogo dei valori e dei diritti in tutto il mondo. Ma credo anche e soprattutto che l'Europa debba essere l'argine contro chi cerca di renderci insensibili e impauriti. Lo dobbiamo ai nostri nonni che hanno dato la vita sparandosi l'uno contro l'altro. Lo dobbiamo ai nostri figli che meritano che l'Europa sia qualcosa di più della Champions League o dell'Eurofestival. Ma lo dobbiamo anche a noi, essere all'altezza di questa sfida. Quando il muro crollò, Willy Brandt, un'altra grande figura del vostro paese, davanti alla quale non possiamo che provare un senso di rispetto e riconoscenza, commentò: deve crescere assieme ciò che ha la stessa radice. Io credo che quando parliamo di crescita in Europa, sì, parliamo di crescita economica, ma parliamo di una crescita della stessa radice. Oggi il mondo che cambia così veloce ha bisogno di un luogo dove possa sentirsi a casa in termini di valori, di ideali e di passione. Quel luogo è l'Europa. Rischiamo di sciuparlo, consegnandolo soltanto a burocrati e a tecnici. Se saremo capaci di restituire all'Europa che vogliamo l'idea di un sogno, di una visione, di una dimensione politica, beh, forse la nostra battaglia per restituire speranza anche alla nuova generazione sarà una battaglia vinta. Maravilloso. Thank you very much for this wonderful speech, which is really stimulating and very open. And we have now, I resist giving comments and speaking long, we have 15 minutes. That's an extension. Thank you very much. No, I'm sure. The ambassador. Excellency says 15 minutes, that's our government now, it's the order from here. So we have 15 minutes for some questions. I would like to ask you to be very, very brief and concise in the question. You can speak English, Deutsch or Italian, there's translation, but be brief and try to be to the point. And then Prime Minister Renzi will give an answer. I would collect three questions and then give you the floor to answer. Now I look here, there is one young lady here in the third row. Yes, please. She is a researcher from Italy. Buongiorno Presidente, mi chiamo Francesca Biondi, lavoro alla Scuola Sant'Anna di Pisa, ma ora sono visiting alla Humboldt, al Walter Einstein Institute. E la mia domanda riguarda il referendum greco.
In Italia noi abbiamo un limite al referendum, al quesito referendario, che riguarda le leggi tributarie e di bilancio. Non pensa che questo referendum si riveli anche un referendum proprio sulle misure di austerità o meno dell'Unione Europea e quanto questo può influire sulla volontà popolare quando, come lei ci ha detto così efficacemente nel suo discorso, manca a volte un dibattito europeo su temi transnazionali in cui si parli non solo di austerità ma di libertà di circolazione delle persone, di diritti e penso anche all'immigrazione, ha fatto riferimento ad esempio al Consiglio dello scorso giovedì. Ecco, quanto anche sul dibattito sull'immigrazione si parli molto di quote, di distribuzione di oneri e sfugga anche tutta un'altra partita che è quella dell'integrazione di cittadini europei e di cittadini di paesi terzi, di immigrazione altamente qualificata, quindi partite su cui si può investire per la crescita anche dei nostri stati e dell'Unione Europea stessa. In questo che contributo possono dare i leader degli stati nazionali ma anche i leader delle istituzioni europee, una leadership forte, più forte a livello europeo per parlare a una voce sola in Europa. Grazie. Vielen Dank. Zweite Wortmeldung dort, bitte. Ja, herzlichen Dank, Herr Premierminister. Meine Frage bezieht sich auf die demokratische Legitimation der Wirtschafts- und Währungsunion, was da Ihre Vision wäre. Man könnte ja sagen, dass man ein neues Parlament schafft, ein Europarlament. Man könnte sagen, dass man eine Sektion schafft des Europaparlamentes. Man könnte aber auch sagen, dass man eigentlich das Europaparlament als Ganzes braucht, dass einer Stimme bedarf in der Wirtschafts- und Währungsunion. Da würde mich interessieren, was Ihre Vision wäre, wie man die parlamentarische Legitimation dieser Politik stärken könnte. Vielen Dank. Herzlichen Dank für diese zweite Frage. Eine dritte Frage habe ich hier vorne. Der junge Mann im blauen Hemd. Buongiorno, Presidente Renzi. Sono uno storico del nazionalismo, un momento residente qui a Berlino per ricerca. Volevo semplicemente fare una domanda riguardo al titolo della sua conferenza, Vincenzo Pinto, signor Presidente. Volevo semplicemente fare una domanda riguardo al titolo della sua conferenza, se poteva brevemente spiegarmi che cosa lei nel passato del riferendoci al film intendeva voler cambiare per poi ritornare nuovamente nel futuro, in un futuro per l'appunto diverso rispetto a quello che era il presente, che era il protagonista del film. Grazie. Ja. Ja, herzlichen Dank. Jetzt, Herr Ministerpräsident. Grazie. Molto brevemente, Francesca pone il tema del sistema italiano e del referendum sulle leggi tributarie di bilancio. Personalmente ritengo che sia un fatto positivo non fare referendum sulle leggi tributarie di bilancio. Quindi da questo punto di vista sono contento dell'ordinamento nazionale italiano. Aggiungo che quello greco non è tecnicamente un referendum su determinate misure, tant'è vero che le misure proposte dalla Commissione alla fine, nell'ultima versione, sono molto vicine anche alle ipotesi di accordo di cui si era discusso negli ultimi mesi. Senza entrare nel merito, mi riferisco comunque al fatto che non si è aumentata l'IVA o meglio, non si è proposto di aumentare l'IVA sulle realtà alberghiere turistiche e alcuni dettagli sui quali non vi annoio ulteriormente. Il referendum greco è una scelta politica che Alexis Tsipras ha fatto, è una scelta politica a mio giudizio molto azzardata, perché non è detto che lunedì, nel caso in cui la posizione di Tsipras vincesse, le misure per i cittadini greci sarebbero più semplici o fiscalmente meno pesanti. È molto difficile capire che cosa accadrà. Quel referendum è un referendum politico. La mia impressione è che se noi consideriamo il referendum un referendum tra austerità e crescita, sbagliamo. Quello è un referendum tra euro e dracma. Credo però che sia anche un errore aver fatto da parte di alcuni leader europei una sorta di inizio di campagna elettorale.
I greci ci hanno insegnato il senso della parola democrazia, potere al popolo. I greci sono persone che conoscono bene il proprio paese, sanno a cosa vanno incontro, a questo punto decidono loro se il referendum si terrà. L'idea che qualcuno da Bruxelles o da altre capitali provi a mettere il naso facendo campagna elettorale è paradossalmente il più grande regalo che si può fare ai dirigenti di Syriza. Se io fossi un membro della Commissione mi asterrei da qualsiasi valutazione e spero che nelle prossime settimane la situazione possa rimettersi in carreggiata. Temo che sia un passaggio delicato, ma più per la Grecia che per l'Europa, questo singolo tema. Cioè, a me non interessa semplicemente cambiare la linea politica e economica in Italia, perché questo lo faccio da solo con il mio governo, con la mia maggioranza e con il mio Parlamento. A me interessa cambiare la linea politica in Europa. E per farlo il problema non è l'IVA degli alberghi greci. Per farlo è un modello culturale di sviluppo economico che, come ho cercato di dire, dobbiamo provare a cambiare. Rispetto ai temi dell'integrazione sono d'accordo con lei. Credo che ci sia una discussione sulla immigrazione figlia di un messaggio di paura e non di un messaggio di ragionevolezza. Penso all'immigrazione di alta qualità, penso alle realtà della moda italiana che non riescono a trovare designers perché le procedure sono complicate a livello orientale. Penso alla evidenza che i numeri di cui stiamo discutendo sono numeri profondamente diversi da altre parti del mondo e tuttavia quando questo dibattito arriva così fortemente alla pancia degli elettori, anche perché alcune forze politiche scommettono tutto su questo, occorre grande buonsenso, in particolar modo per chi viene da un'esperienza di sinistra. La sinistra troppo spesso ha dato l'impressione, qualcosa più dell'impressione, di essere genericamente, utilizzo una parola italiana, non so la traduzione tedesca, buonista. Non buona, buonista. Questo che cosa significa? E non soltanto la sinistra italiana. Se lei pensa, l'unico leader della sinistra che ha vinto nel Regno Unito negli ultimi anni si chiama Tony Blair e sconvolse il suo partito con le tesi del 1997, intitolando per quella campagna elettorale uno dei primi paragrafetti legge e ordine, dicendo duri con il crimine, duri con le cause del crimine. Fu una rivoluzione per la sinistra inglese. Potremmo prendere a lungo l'abbrivio per discutere di questo. Mi limito a dire che sono d'accordo con lei. Quanto alla discussione sui leader europei, trovo che la presentazione esterna di questi ultimi anni è di una sorta di scontro all'arma bianca tra i teorici dell'Europa vista come casa delle regole e gli anti-europei che hanno assunto posizioni politiche paradossalmente molto diverse. Ci sono anti-europei a destra, nella destra radicale, Marine Le Pen, per non fare nomi, e ci sono nella sinistra radicale, anche in una parte della coalizione del governo greco, in alcuni che sognano la vittoria in Spagna. Sono difficilmente definibili i movimenti come tra destra e sinistra, movimenti come quello di Farage nel Regno Unito o anche Beppe Grillo in Italia. Non sono definibili tecnicamente destra-sinistra. Dunque, c'è un grande tema. Non possiamo lasciare come nuovi politici europei il dibattito soltanto tra quelli che sono per l'Europa casa delle regole e quelli che dicono Europa come nemico assoluto. Su questo però mi rivolgo soprattutto agli italiani. C'è anche un atteggiamento culturale che noi dobbiamo avere. Mi perdoneranno i nostri autorevoli ospiti che ci ospitano qui oggi se dico una cosa molto nazionale, molto italiana. Io trovo che
ci sia qualcosa che non va nell'approccio mentale della classe dirigente italiana rispetto all'Europa. Per 50 anni l'Europa ha visto l'Italia crescere più di tutti gli altri, dal dopoguerra al 1992. Prima di Maastricht l'Italia era il paese che cresceva più di tutti. Negli ultimi 10 anni ha iniziato a crescere anche il debito pubblico, che è il nostro problema principale. Dal 92 in poi l'Italia si è fermata e è diventata il fanalino di coda. È come se la forma mentis di una parte del gruppo dirigente italiano abbia trasformato questa responsabilità tutta sulle spalle dell'Europa, non capendo che abbiamo sbagliato noi a non creare le condizioni della crescita. E allora che cosa comporta questo? La faccio breve. Che l'Europa, che è nostra creatura, come pure dei tedeschi e di altre nazionalità, è diventata nostra matrigna. Voi non dovreste dire vado in Europa quando andate a Bruxelles, se fate politica. Siete in Europa anche quando camminate per le strade di Roma, di Firenze. Lo dico scherzando a Francesca, persino a Pisa, visti i rapporti storici tra la città di Firenze e la città di Pisa. Siete in Europa camminando nelle strade di casa vostra. Ecco, c'è un approccio culturale che va cambiato, ma è un tema che approfondiremo nel corso dei prossimi anni. Rispetto al ruolo del Parlamento sulla visione monetaria e sullo spazio di politica monetaria, io vedo un forte tentativo di coinvolgere il Parlamento europeo, lo considero un fatto positivo. Le ho detto che sono orgoglioso di essere il capo del partito che ha ottenuto più voti di tutti alle ultime elezioni europee, quindi il nostro partito ha ottenuto il massimo risultato. Quindi potrei dirle sì, è importante. In realtà mi permette di dirle che non si risolve la questione della democraticità dell'Europa semplicemente dando più potere ai parlamentari europei. Noi abbiamo bisogno di creare luoghi di riflessione e di formazione. Abbiamo bisogno di investire rapidamente sulle questioni di selezione della classe dirigente e anche di avere dei partiti europei che siano degni di questo nome. Mi fanno segno che sto facendo troppo l'italiano e parlo troppo, e allora la dico con una battuta a Vincenzo. Mi ha chiesto, in ritorno al futuro, qual è la cosa che vorrebbe cancellare? No, io non ho scelto il titolo pensando semplicemente al film. Il titolo era simpatico e il ritorno al futuro significa ritornare all'ideale europeo. Però, se vuole una battuta, c'è un momento nel film in cui un protagonista, picchiando sulla testa di un altro protagonista, dice: ehi, McFly, picchiando il cervello, c'è nessuno in casa? Come dire, in questo momento il tuo cervello è un po' vuoto. Ecco, talvolta mi pare che in alcune discussioni europee è come se i cittadini bussassero alla porta di noi leader europei e dicessero: ehi, McFly, c'è nessuno in casa? Perché mi sembra esattamente lo stesso approccio, un approccio in cui c'è quasi la sorpresa di non rendersi conto di quello che sta accadendo. Ma questo è poco più di una battuta. Ritorno al futuro è soltanto un film che ha uno slogan molto bello e che mi piaceva per questa conferenza. You can see, Prime Minister, that all the hall is, the audience is enthusiastic to listen and hear, discuss more with you. So we have to postpone for another day. Today you have an appointment, I guess, with our Chancellor. So we do not... I don't arrive on delay. It's absolutely crucial. We would, do not want to be an obstacle to follow your program, but I would like just to give you a little souvenir to our thank you wonderful event today with you. That is a medal from Meissen, the birth or where Mr. De Maizière was born, Meissen, is porcelain. And then a little souvenir, a little book on this beautiful university, which is so full of hope to improve further for the future and do all the best for you as you are doing. Thank you very much. It is great.
I will not tell with you because I'm too close.